Buongiorno, buonasera, Marco PT. Breve video per rettificare, specificare un argomento piuttosto spinoso, una questione abbastanza importante, cioè il bodybuilding come sport. Si può considerare il bodybuilding come uno sport vero e proprio? Allora, premessa, io non ho né l'autorità nella voglia di mettermi a intavolare un dibattito sul bodybuilding come sport. Posso dare quella che è la mia opinione, ma nulla di più. Allora, il bodybuilding in sé non è ritenuto dagli stessi bodybuilder, mi viene in mente Rich Piana, uno sport. Per gli stessi bodybuilder, anche mainstream, come per esempio Rich Piana, sostengono che il bodybuilding non sia uno sport. C'è un video molto famoso che purtroppo oggi non so se esiste ancora, visto che Rich Piana è morto un anno fa. Rich Piana aveva un canale con 1 milione di subscribers, 1 milione di iscritti. Ebbene, Rich Piana himself, Rich Piana stesso, sosteneva che il bodybuilding non fosse uno sport. Poi altri bodybuilder magari ritengono che lo sia, magari più agonisti, quelli oggi ancora attivi nell'agonismo, scusate, più agonisti, i più attivi nell'agonismo, volevo dire, costoro possono ritenere che si tratti di uno sport. Per quella che è la mia personale percezione, non è uno sport in senso stretto. Ma detto questo, non sto mancando di rispetto al bodybuilding, perché non ritengo che far parte del contenitore sport sia un merito. Non ritengo che se una persona è etichettata come sportivo valga di più. Io stesso non mi ritengo uno sportivo, non faccio più gare, mi alleno con dei movimenti che ho selezionato io e che non costituiscono una disciplina sportiva. Oggi, che mi risulti, non esistono le gare di lento avanti o militar press. Una volta esistevano, oggi no. E comunque io non lo eseguo previa la girata al petto, lo stacco dai perni di un power rack o di uno squat rack. A volte lo eseguo seduto. Per fare un esempio, come non esistono gare di sollevamenti alla sbarra con sovraccarico, così come non esistono gare di squat frontale. Ebbene, non ritengo che sia un qualcosa di particolarmente ambizioso far parte della categoria sport. Quindi, se a volte io metto in dubbio l'appartenenza allo sport del bodybuilding, non è una critica e non sto mancando di rispetto a nessuno. Come ripeto, io stesso non mi definisco uno sportivo. Comunque, tornando adesso alla questione del bodybuilding in sé. Il bodybuilding in sé, non, secondo me, non è uno sport perché non ha una prestazione quantificabile in senso oggettivo. Mi spiego meglio. Tutti gli sport hanno una prestazione numericamente quantificabile, a prescindere dal fatto che l'atleta che la produce possa essere dopato o meno, possa essere squalificato o meno dalle competizioni, gli possano venire sottratti o meno i titoli che si è guadagnato nella sua carriera. Prendiamo per esempio il caso di Lance Armstrong. Costui è stato coperto di infamia, da quanto ho capito era colluso con la presidenza Bush e ha vinto 7 Tour de France evitando controlli antidoping effettivi, seri. Costui però ha effettuato dei tempi che sono registrati, ha vinto 7 Tour de France, ha prodotto prestazioni misurabili. Poi gli hanno tolto tutto perché è risultato essere una persona non proprio cristallina, però intanto ha prodotto quelle prestazioni. Lo stesso attuale recordman di strappo, ma anche di complessivo, mi pare, Lascia dalla Case, ha avuto in passato squalifiche per doping. Però i numeri che ha alzato sono quelli. Quindi
Potrei continuare a lungo, potrei parlare di Angel Genchev, il pesista bulgaro recordman, a cui poi hanno tolto il record perché è risultato positivo a una sostanza dopante, che non ricordo, mi pare fosse lo stanazzololo. Poi io di doping non so nulla, di farmaci non so nulla. C'è chi è più informato di me, in questo campo ci sono youtuber molto più informati di me. Comunque il nocciolo è questo, dai, ci siamo capiti. Prestazioni quantificabili, che poi possono essere più o meno inficiate dallo spettro del doping. Nel bodybuilding invece non c'è un numero, non c'è una prestazione quantificata, non c'è un dato misurabile. Perché nel bodybuilding non c'è una prova in cui con la plicometria si misura la massa grassa e vince il più magro, come non ci sono competizioni in cui ci si misurano le braccia. Come non ci sono competizioni in cui si contano le vene sui bicipiti o i pettorali. Il bodybuilding è a esclusiva discrezione dei giudici. Cioè, supponiamo che io riuscissi a corrompere la giuria intera del Mister Olympia, potrei salire io sul palco e vincere il Mister Olympia perché i giudici potrebbero assegnarmi i punteggi migliori durante tutti i round di pose. Quindi io potrei tranquillamente essere incoronato come bodybuilder migliore del mondo perché non devo produrre una performance fisica o comunque non devo produrre dei numeri adeguati per essere registrato come tale. Ovviamente capite anche voi che questa è una bestemmia assoluta perché il giorno in cui io vincerò il Mister Olympia congelerà l'inferno, suppongo. A parte questo, ci sono episodi più precisi e più specifici, senza tirare in ballo il sottoscritto. Mi riferisco al Mister Olympia del 1997, per esempio, in cui un Dorian Yates pressoché mutilato ha vinto il Mister Olympia contro Nasser El Sombati, che invece, a detta degli specialisti di settore, era in condizioni fisiche globalmente migliori. Poi la controparte diceva che Yates comunque meritava di vincere perché aveva la schiena più grossa, era migliore dal punto di vista della schiena. Io poi onestamente non sono un analista, non sono un analista di bodybuilding, quindi non posso dire con certezza come stessero le cose. Io da quello che ho visto, per quella che è la mia opinione, ho assistito a una gara in cui c'era un signore britannico con un braccio mutilato, strappato, con bicipite che era tipo una pallina da ping pong contro la spalla, e dall'altra parte ho visto un personaggio roccioso e definito che si è visto assegnare il secondo posto. Potrei sbagliarmi, per carità. Altre controversie, mi pare che ci fosse anche un famoso Mister Olympia del 1980 in cui Schwarzenegger fece un comeback piuttosto controverso e strappò il primo posto. Anche lì, ragazzi, non c'è una performance oggettiva perché poi questi signori sul palco non devono prodursi in prove di forza misurabili. Addirittura nel bodybuilding c'è stato per un periodo, mi pare negli anni 90, la piaga del Sintol, lo scandalo del Sintol. Il Sintol è quell'olio sintetico che viene iniettato dentro i ventri muscolari. C'è voluto un po' di tempo prima che i giudici riuscissero a individuare tutti gli atleti che facevano uso di Sintol. Non ho mai visto un atleta col Sintol vincere il Mister Olympia. Poi, ripeto, io non sono un analista, non seguo bene i circuiti. Lo stesso Rich Piana pare che avesse delle protesi in silicone, non so se fosse vero, ma pare che fosse così. Addirittura tutta quella fitta rete di tatuaggi che si faceva serviva per coprire le cicatrici delle operazioni, ma anche lì non so come stanno le cose. Quindi in gara, cioè durante le gare di bodybuilding, non c'è un numero quantificabile inerente alla prestazione. Molti non le chiamano neanche gare, le chiamano show. Kevin Levroni diceva: mi sto preparando per uno show, non mi sto preparando per una gara sportiva. E ripeto, questo non vuole togliere nulla al bodybuilding in sé. Poi altre considerazioni. Sicuramente il bodybuilder, come persona, come atleta, se vogliamo, va in palestra per allenarsi molto duro. Io vedo i bodybuilder che fanno preparazione in palestra.
Ma non si allenano come farebbe un centometrista, o come farebbe un pesista, o come farebbe un ginnasta o un nuotatore. Sono persone che utilizzano quasi sempre e quasi esclusivamente traiettorie guidate. Perché sputare sangue su una leg extension per fare un 5x8 non è un gesto atletico. Non c'è nulla di atletico. C'è una macchina guidata con un perno e una leva di carico. E c'è questa persona sopra che si massacra sistematicamente i sarcoplasmi, i muscoli, insomma, le fasce muscolari. Ma la leg extension di per sé, come movimento nel mondo reale, non esiste. La corsa esiste nel mondo reale, il nuoto esiste nel mondo reale, sollevare pesi esiste nel mondo reale, la leg extension no, come non esiste lo Scott Curl, come non esiste lo squat alla Smith Machine. E potrei continuare molto a lungo. Anche per questa ragione il bodybuilding non può a pieno diritto, secondo me, essere considerato uno sport. Se poi venisse fuori che il bodybuilding domani entra nelle Olimpiadi come disciplina sportiva, io dirò benissimo, non mi cambia una virgola. La mia opinione è questa, ma non pretendo di imporla a nessuno e non voglio offendere nessuno se, per quanto mi riguarda, ritengo che il bodybuilding non sia uno sport. Questa è un po' la sostanza della cosa, ripeto, anche se domani venisse incluso nelle gare olimpioniche, poco cambia. Quindi i motivi, insomma, che mi portano a considerare il bodybuilding più uno show, più una sfilata, sono questi. Non c'è un gesto atletico specifico o più gesti atletici specifici, non viene prodotta una performance misurabile e il risultato di vittoria o sconfitta è interamente demandato ai giudici, che spesso e volentieri fanno il bello e il cattivo tempo a seconda di come tira il vento. Perché se si è in gara di pesistica, chi alza di più è più forte. Non c'è tanto da recriminare. I giudici possono, magari, se sono corrotti, dare le lampadine rosse. Ma comunque la gente vede chiaramente il peso sollevato e si rende conto se è sollevato in modo corretto. Ma poi anche lì nella pesistica non ci sono mai stati contenziosi sui giudici. Non ricordo scandali inerenti a giudici corrotti. Nella pesistica non c'è mai stato uno scandalo come il Mister Olympia 80 o il Mister Olympia 1997. Ecco, forse nel pugilato qualche cosa di simile, sì. Ma anche lì è molto più difficile. Nel ciclismo ricordo che il povero Marco Pantani venne boicottato in molti modi, ci sono tuttora delle inchieste aperte in tal senso, anche se a quanto ho capito il povero Marco Pantani è stato veramente boicottato. Ci sono diversi articoli di giornale che riportano questo, pare che Pantani addirittura rifiutasse l'EPO quando l'EPO era ancora legale, poi che fosse natural io non lo so. Però a prescindere da quello, Pantani produceva delle prestazioni. Lance Armstrong produceva delle prestazioni. Phil Heath, quando si allena alla chest press guidata facendo le serie di pompaggio, non produce un gesto atletico. E comunque il bodybuilder non viene misurato per quello che alza la chest press, se no si farebbero le gare di chest press. Beh, insomma, penso di essermi spiegato. Poi odio essere ridondante, dire in 8 modi diversi lo stesso concetto. Comunque, questo è quanto per quello che mi concerne. Grazie a tutti per l'attenzione. Marco PT, alla prossima.